Sbrigafioi! Qua il Masseo. Allora, intanto per chissà, mi dispiace. Non c'è altro da aggiungere. Poi, siamo qui con un recap del FUT Champions. Non mi ricordo quale settimana. Per mostrare le mie doti di Pippeiro, di Sega, di Senza Mani, di Scarsone su Ultimate Team. Però sempre divertente perché mi arrabbio come ogni anno. Ehi, sono io. Colui che si incazza perché non sa giocare e dà la colpa al gioco, perché è un gioco bellissimo. Non shoppate, Dio cazzo, che non serve a niente di niente se non bruciare i vostri contanti. 20.000 like per questo Doge del Rage. Level up! Comincia la Black Week, signori. Codice sconto il Masseo 2, 2 per 1. E guarda qua, guardate qua, Black Edition, a tema titanio, guarda, a tema titanio. Ma il bello è che se tu vai a vedere la polvere, è l'oblio. È la polvere dell'oblio questa. Questo è il caos fatto a polvere, guarda. Guarda che spettacolo, ma poi il gusto. Ma poi il gusto, aspetta. La polvere dell'oblio è grigia, è bellissima. Vediamo un po'. Porca troia, sembra carbone. Se avete problemi di meteorismo, sta roba, secondo me, funziona, Dovrebbe essere, se non erro, aspetta, fammi vedere i gusti. Qua è More, Ribes Nero e Asai. Dovrebbe essere, se non erro, perché è in tedesco, quindi cerco di tradurre quello che so. Du bist an eure Mungung fix ci scheiß im Mütter. No, no, non si dice, Masseo, non si dice. Ma no, no, ma cro... È buonissimo. È buonissima sta roba! Devastante! Black Edition 2022, ragazzi! Codice sconto il Masseo per il 2 per 1. Prendi 2 e paghi 1. Però ci sono anche delle offerte esclusive. Con una spesa di 48 euro avete un pacco di Ice Tea Galaxy, secondo me il gusto migliore, in omaggio. Con un ordine da 68 euro un pacco di Ice Tea Galaxy RTD di Shiny Dragon. Bello deep. Sempre il regalo. Da ordini da 98 euro in su, Ice Tea Galaxy, RTD Shiny Dragon e Hydration Drink Nuke. Il regalo. E in più, tutti coloro i quali faranno un ordine durante la Black Week con il numero d'ordine potranno partecipare a un giveaway di una PS5 che non si trovano sul mercato se non a prezzi esorbitanti. Quindi, questo è il tutto. Level up. Black Week inizia da oggi alle 6 di sera. Io vi ricordo che stasera alle 7:30 siamo in live su il canale di Amazon Music IT per la quinta puntata, quinto episodio di Lifestyle con Gue. Basta, non vi devo dire altro. Un bel like e ci vediamo in giro. Ok, allora, ho comprato Jair Muller, lo voglio provare. È gol. Vabbè, cosa ti devo dire? Nessuno difende. Siume, via. Raga, ma cosa fa Magnon? Magnon, ragazzi! Bene, l'ho già persa, via. La prima è andata, ragazzi. Gerd Müller! Sfonda la rete! Oh, io non... Ma non può essere! Ai. Nice! Nice! Ronny col piede debole! Non ci posso credere. Dai, ragazzi, che bug di merda sta roba. Ma basta! Ma l'ho avuto anch'io Kanté, non faceva ste robe! Oh, Ido Cross! No, dai, ragazzi, no, ma come fa? 3 volte di fila! Oh, Ido Cross! Ma passala! Oh, Ido Cross! Perché Sonaldo? Perché Sonaldo? Perché Sonaldo sul calcio d'angolo mai selezionato? Perché? Ah, devo cambiare le tattiche. C'è troppo gap, c'è troppo gap. È una cazzata quelle, madonna. Lo sapevo. Vai. Eh no! Lo attacchi! Oh, Ido Cross! Come me l'ha presa? Ma Ido Cross, ci sono davanti, oh! Si torna indietro. Cioè, questo è rimasto dal 70° fino ad ora a fare possesso. Grande Parrucca, il più forte di tutti, Parrucca. 0-2, ragazzi, questa VL inizia alla grande. 0-2. Cosa?
Selezionami Tomori! Madonna, che gioco di merda! Ma mettila dentro! Oh, no, no. Bello! Vaffanculo! Allo. Allo. Haaland. Eccoci! Eccolo! Nessuno che autoblocca! E Haaland entra e fa gol supplementari, no? Gerd Müller. Gerd Müller, via. Dai, fallo. So che lo buttare in porta. Ma scusa, ma Magnone è deficiente. Me l'ha messa nel culo. Che schifo di gioco di merda, ragazzi. Che schifo di merda, oh. È buono? Che inserimento della Madonna di Gerd Müller. Gerd Müller. Nice. Hai rotto il cazzo. Bello. Bello. Gerd Müller. Gerd Müller. Così. Quanto sto? 3-2, ragazzi. Ma perché? Perché sto movimento? Ma cosa hai brutta a testa Fortel? Azione Neymar Junior. Parte. E non lo fermi più. E non lo fermi più, Neymar Junior. Oh, ma hai rotto il cazzo! Oh! Ma basta! Ma passo la palla, ignora! Ah no, no, mi aspetta l'intervento! Ma sempre! Oh, raga, non ci posso fare un cazzo. Eccoci qua. Olè, gol. Cosa devo fare? Tomori, stai dietro, cosa ti devo dire? Tu mi fai il 4-0. Olè. Via, quant'è che siamo? È buono, Gerd! Basta avere culo, basta avere culo! Basta! Basta! Quitta? Quitta. Sir Joel P. Vinco una, perdo una, vinco una, perdo una, vinco una, perdo una. Se facciamo così, arriviamo a 11-9, ti dico so con te. Albero! Ah no, ma no! Mi ha ucciso, l'uomo mi l'ha ucciso! Mi ha fatto una mossa di taekwondo! Oh! Ah, fa culo, va. Oh, oh! Oh! Non tirare su. Cosa? Marcus Sung, bravo. Bello! Bello i coreani, belli. Belli come il sole i coreani. Ladrata, godo. Ladratissima questa. Perché non nello spazio? Andremo in! Andremo in! Basta, mi hai rotto i coglioni. Non c'era neanche da discutere sto gol. Gerd Müller. No, 6-3. Dovrebbe essere 6-3, ragazzi. Olè. Dove vai? Dove state andando in difesa? Eccoci. Oh, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. È la quinta volta che seleziono un giocatore e mi va dritto a cazzo di cane. Vieni però, vieni però, vieni però. Possibile! Oh, no, no. Ma stai scherzando? Non mi sta selezionando i giocatori che chiedo. Ce lo meritiamo un'altra volta. È il secondo gol che prendiamo così. Ragazzi, ma io non... Mi date quello che voglio. Nena! Oh. Basta avere culo, basta! Perché? Ma non è... Ah, non era selezionato! Oh, no, no. Ma basta! Ma l'ha ancora dietro, bravo, abbiamo tempo, bravo, complimenti. Possesso palla, tanto domani muore. 6-4. Certo, il computer! Oh, io... Perché continui a dare all'indietro? Tu redi...
Bravo, Gerd. È buono, è buono. Gerd! Sono un coglione. Hai rotto i coglioni miei! Perché se Crosso ci metti 400 secoli a fare qualsiasi cosa che sia un passaggio? Basta! Mi spiegate perché faccio un passaggio e Crosso arriva sempre perfetto all'ultimo con il suo tackle di merda? Oh, Crosso! Eccoci. Non mi rompere i coglioni. Cosa? Che cosa? Preso la palla piena, ragazzi! Succhiami le palle, va, ladro! Dalla più forte! Dove vai? Ronaldo sta in posizione! Anthony attende la sovrapposizione di Memphis Depay che ci arriva e alla fine fa gol. Ah, era scritta. 50 occasioni di merda, nessuna che è andata in porto perché i miei non passano la palla e non corrono. Madonna, padre, mi da su, Madonna, padre, mi da su, Dio, perché non scattano, di merda! 3-1 contro sto imbecille di merda. Anthony, porco di... Scusami. Passo la palla a Tomori, a chi va? All'avversario. Vabbè. Cioè, da il non poter mai segnare a ogni tiro entra in porta, in 2 secondi è cambiata la situazione. Ed è luse. Possiamo andare? Possiamo andare? No. E la prende. Io ho sentito il tocco però della deviazione. Io l'ho sentito. Che cazzo fai il balletto? Hai fatto 2 tiri di merda. Uno è entrato. Hai un culo della madonna. Ma mi hai già scriptato la partita prima. Con il destro. Hai scriptato la partita prima. Basta dai. Hai 3 tiri. 2 gol. Sto che rombo. Ma basta. È un continuo lamento. Ivan, esci dalla stream. Ti dà fastidio. Vai fuori dai coglioni. Chi ti costringe? È un continuo lamento. Il mio portiere così. Buono. Se fossi stato più a sinistra. Oh, no, da male da chi. Oh, ragazzi, cioè, incredibile. Di tutto per sbagliare ogni cazzo di passaggio. La palla è passata sotto le gambe di Van Dijk e sotto l'ascella di Magnan. Van Dijk, Rudiger, ragazzi. Un cancro infinito. Basta, lo faccio. Mi sono rotto i coglioni. Fuori dei coglioni Tomori. Vediamo un po'. Allora. Giuro che se non mi fa niente Haaland lo vendo in seduta stante. Albero! Ma come? Mi hai inculato! Questo è rigore! Non ho neanche fatto l'intervento, ma ha preso la palla e basta. Vabbè. Dai ragazzi, che puttanata incredibile. Ho fatto 0 tiri, 0. Gerd Müller, dalla panchina. Ma dai, ma vaffanculo! Ma per favore! Oh, Crosso! Ma vattene a cagare, sogo de merda! Oh, wait, io poi... Bello! Gerda! Parte dalla panchina per risolvere. Recuperata la palla, via. Pareggio all'ultimo, bestemmie forti. Eccoci qua. Olè! Perfetto! La magia del recupero della... Sì, attrizione! Non ho parole, non ho parole. Madonna! Rigori! Cosa? L'ha mai messa a sinistra, eh? Eccoci qua, perfetto. Fanculo di Enaco. No! Vale, perfetto. Via. Ho perso la partita perché questo non tocca la palla ma comunque va dentro. Che gioco di merda. Poi si offendono, eh. Si offendono se gli dici che è un gioco di merda. Ma mi spieghi sta roba? EA Sports, mi spiegate sta roba? Dato che io sono il brutto e il cattivo e dico le puttanate. Mi spiegate perché ho preso gol qua? Ci saluta il grande Ronaldo, il fenomeno baby. Ci saluta. Ci fa ciao ciao con la manina.